Era atteso solo uno dei due ed invece davanti a taccuini e telecamere si sono presentati entrambi. Non solo il DS Peppino Pavone ma anche il presidente Roberto Tatò hanno parlato del Barletta a 360 gradi, partendo dal recentissimo passato e dall'inattesa debacle interna contro il Latina. Il mio pensiero in questo momento non è di preoccupazione perché siamo alle prime partite. C'è un'indicazione in questo momento che ci vede penalizzati, a mio avviso, enormemente. Abbiamo raccolto pochissimo rispetto a quanto seminato, e anche bene. La partita di domenica io la delimito ad un fatto episodico. Secondo me non ha girato bene qualcosa e loro tecnicamente stanno vedendo se è stata una flessione psicologica dei ragazzi. Chiuderei l'episodio di domenica, speriamo un fatto episodico, per il resto io non sono preoccupato. La classifica è quella che è, 2 punti in 6 gare, mediocre, inutile nasconderlo, ma Raffaele Novelli non è in discussione. Novelli non è stato in discussione, anche se perde a Gubbio non significa niente, il campionato noi lo dobbiamo affrontare, lui ha preparato questi ragazzi in un certo modo e dobbiamo consentirgli di raccogliere i frutti di un lavoro serio che sta facendo finora. Capitolo mercato, quello degli svincolati non interessa. Il Barletta in questo momento non può fare a meno dei minutaggi, non può prendere elementi d'esperienza. Da più parti mi viene detto prendi una punta, prendi 2 punte, cerca di correggerla e quant'altro. Allora, io credo che all'inizio del campionato noi abbiamo fatto un progetto e un programma. Abbiamo fatto il progetto e il programma non per rivoluzionarlo dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Abbiamo fatto un progetto e un programma perché vogliamo che la nostra società non sia una chimera, sia una società durevole nel tempo. Per fare questo io penso che bisogna soffrire oggi per ridere domani. Noi quest'anno il Barletta non può assolutamente prescindere dai minutaggi. E poi il futuro societario. Se ci fosse un gruppo di imprenditori pronti a collaborare con la mia persona, o se un mio passo indietro può essere, che non sono mister simpatia ad alcuni imprenditori, un passo mio indietro possa coagulare un gruppo di imprenditori tali da poter rilanciare in modo più vigoroso di quello che ho fatto io finora, io non mi sottrarrò assolutamente. Però detto questo, che sono intenzioni così molto generiche e teoriche, allo stato attuale al sottoscritto non è venuto a chiedere nessuno se voleva entrare, subentrare o fare che cosa. I chiarimenti auspicati, almeno in parte, sono arrivati. Ora però servono soprattutto altre cose, cose che solo il campo può offrire. Appuntamento a Gubbio, sarà la prima puntata della missione riscatto? Lo scopriremo domenica pomeriggio.